Seconda giornata di Atreio 2023, bentornato Orgoglio Italiano, ricordiamo anche un po' il motto di questa manifestazione che va avanti dal 1998 e che, come raccontavamo anche nella giornata di ieri, ha uno stile completamente diverso, lo stile Giorgia Meloni al governo. Le cose, insomma, sono state fatte in grande, come la pista di pattinaggio che ieri non veniva solcata da nessuno, invece questa mattina è entrato in pista. Niente po' di meno che il capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Tra poco lo sentirete anche ai nostri microfoni. Lo abbiamo incalzato su quelli che sono i temi di giornata. Tra poco, qui nella Sala Loi, una delle due sale allestite all'interno degli splendidi giardini di Castel Sant'Angelo, per avere un confronto e sentire il confronto tra il ministro Roccella e l'onorevole Paola Concia. E lo sapete benissimo, lei è stata al centro di mille polemiche perché il ministro Valditara aveva deciso di darle un incarico, ma questo incarico è stato revocato nel giro di 24 ore in virtù delle forti polemiche che sono state sollevate dalla maggioranza di centrodestra, in realtà non solo. Allora, noi saremo qui per farci raccontare tutto quello che è accaduto in questa settimana, per ascoltare anche diversi punti di vista. Nel pomeriggio, confronto molto interessante sulla giustizia, da una parte il ministro Nordio, dall'altra per le opposizioni, anche se forse la visione è simile, il senatore Matteo Renzi, nonché leader di Italia Viva. A mezzogiorno arriva invece il ministro dell'Economia Giorgetti, la manovra al centro del dibattito politico, ma anche il MES. La giornata di domani invece si preannuncia tra le più interessanti di questi 4 giorni. Elon Musk su una Kale 14, Edi Rama per quanto riguarda l'Albania, il primo ministro dell'Albania, con l'accordo che è stato sottoscritto tra Italia e Albania e che in questo momento è al centro proprio della polemica politica albanese. E dovrebbe arrivare forse anche il Premier Meloni, che chiuderà la manifestazione alle 12 di domenica. Buona pattinata!